ASA Cars è un'azienda fornitrice di servizi di vendita e noleggio di autoveicoli e motoveicoli. Dal 10 aprile 2021 siamo attivi con la nostra terza sede in via Vittorio Veneto 22 a Cava dei Tirreni. Il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni, orti, parchi e giardini che vige dal 1 luglio al 30 settembre, giustamente introdotto per far fronte ai disagi causati dai roghi e dai conseguenti fumi, rende d'altro canto estremamente difficile per i cittadini cavesi, proprietari di terreni, eliminare i residui della lavorazione di piante e orti, frasche e i resti delle potature. La problematica è finita al centro dell'attenzione anche nel corso del question time dell'ultima seduta del parlamentino cittadino metelliano, con un'interrogazione presentata dal consigliere comunale della Fratellanza Bruno D'Elia, che ha suggerito all'amministrazione di affidare alla Metellia la gestione dello smaltimento di questi residui, facendo in modo che non gravi sulle tasche dei cittadini. L'appello della Fratellanza e personalmente io ho fatto oggi in Consiglio Comunale è che la Metellia possa praticamente includere nell'ottica dei servizi che già svolge anche questo ritiro di questo materiale. Chiaramente non gravando il cittadino ancora di un costo che si deve caricare a proprie spese. Io ho suggerito un po' come si fa con i materiali, quelli là ingombranti. Una volta a settimana Metelli mette a disposizione uno scarrabile, un furgone che attraverso gli appuntamenti che vengono fissati dall'ufficio attraverso il numero verde si reca sul posto e ritira questo materiale che normalmente viene depositato nelle varie zone di cava, soprattutto le zone collinari, le frazioni. È chiaro, tutto questo si fa sì per non gravare tanto sulla tasca dei cittadini che già sono stati gravati attraverso anche l'aumento che c'è stato sulla TARI del 5%, ma soprattutto per rendere un servizio più efficiente, che altrimenti poi ci troveremo di fronte a delle situazioni paradossali dove la gente, il cittadino comune, prende questo materiale e lo accantona, lo deposita vicino ai cassonetti dei rifiuti, creando un altro problema per quanto riguarda il ritiro, perché normalmente Metelli a ritiro quelle che è già calendarizzate, però poi questa merce rimane a terra per giorni e a volte anche per settimane, gravando anche sui costi. Ecco, questa è in linea di una buona sostanza e venire incontro a queste esigenze.